Flumeri, carri, musica, balli per il carnevale ecologico dei bambini in volontariato, organizzato da diverse associazioni e attività del posto col patrocinio del comune di Flumeri e del CESVO Lab. Ieri la sfilata dei carri per le vie principali del paese, con partenza dal Borgo De Santis e arrivo alla casa comunale, dove è continuata la festa con la premiazione di chi ha collaborato alla creazione dei carri in versione ecologica. Targhe ricordo ai carristi che hanno fornito gratuitamente i carrelli per la costruzione e i trattori per il traino. Il carro del trenino Thomas, quello con Pinocchio e poi i personaggi chiamati a Muina in dialetto flumerese. Carnevale a Flumeri è strettamente solo per i bambini. Noi abbiamo fatto i carri, uno è di Pinocchio, uno è di Trenino Thomas e uno è la Muina, perché ballano e non si capisce che vogliono. Questo è un carnevale ecologico, molto riconosciuto dalla Federico II come l'unico carnevale dei bambini nella regione Campania, perché i pupazzi hanno dentro delle foglie di alloro, di rosmarino e insomma tendiamo sempre per l'ambiente noi. Quando è che si fanno i personaggi? Li ho fatti quasi tutti io. I carri mi piacciono tutti. Pinocchio l'ho fatto in prima persona, perché il primo è stato Pinocchio con il suo bel nasone. Le nostre iniziative saranno la festa della donna come ogni anno, poi avremo l'albero della pace per i bambini e poi ci sarà anche un breve spazio per le mamme per tutte le prevenzioni, che lo faremo con Ariano e il gruppo di Ariano, perché essendo io diventata pure consigliere del CESVOLAN devo tutelare anche il territorio.